Sono tutte fribolla? No, la palla non è buona. Ti ho detto che mi serve la valutazione tua sull'attacco, sull'alzata. Ok? E se gli chiami palla vicino e la palla tu fai l'incorso di dita perpendicolare e ti finisci che devi fare due passi in uscita, la palla va fuori. Alberto, il porto di era aperto. Oh, ora va bene. Vicino. No, ancora. È staccata. È staccata e ce l'ha sul braccio sinistro e non su quello destro. Devono essere 10 fatte bene. A mezzaluna e poi porta la di gambe, non ti bloccare a scattare in alto. Due. Però Gianluca, fatti vedere che ti prepari con il corso d'attacco, perché lui tutte le volte ti guarda e perde tempo a vedere te che non entri in attacco. Lascia le spalle verso il palo, non piegare le braccia, piega solo le gambe. Non la impennare, Giselle, perché tu vai giù e scendi. Stai già basso prima di entrare e poi sali e basta usando l'inerzia. È più facile alzare al destro così. Ok? Tu stai alzando come se lui fosse a sinistra. Questa è la tecnica giusta per alzare a quello di sinistra. Tu invece a destra, siccome c'ha il braccio a destra, quindi vuole avere una palla che è più vicina alla rete, ma che praticamente lo scavalca perché deve stare sul braccio destro, devi stare già basso, vai verso il pallone e sali usando quell'inerzia lì. Però voglio che Gianluca mi entri subito in ricorso di attacco, ci metti troppo tempo. Questa è giusta? Sì. Ok. Questa? Va bene. 5. Cerca di non sollevare troppo le braccia, che metto un po' troppo più alta. No, hai alzato la gamba, gli va fuori. Alzi la gamba di dietro, abbassi il corpo, lasciala in pari. Alzate, troppo alto.
parti, Gianluca. Questa? No. Cosa aveva che non andava? Sei solo con l'occhio palla, quindi se fai alto, scendo, risalgo, gli levi il tempo. Cioè magari la tenta era anche giusta, però io parlo con il tempo. È giusto. Devi stare basso e poi spingere solo quando sei. È buona, manca te. Okay. Questa è giusta. Era proprio un altro discorso, io prendo il tempo bene sul tuo corpo. Sei. Gestisci a verci. Non ha più di. Mi è perdita perché sei di schiena. Sei sceso di gambe per salire di schiena, non ha senso. A questo punto uso solo le gambe. Se butti in ginocchio hai fatto così. Allora stai, passa per questo. Se vado sotto il pallone che non c'è niente, se l'ha fatta tutto. No, non mi è perduta la tecnica. Ancora sei. Dici. No, Gianluca, l'appoggio a fiore rete non piace a me, eh? Vai sempre su bene e poi fai questo. Dici. Questa? Perfetto. Senti. Non è là. Devi dare la direzione del corpo verso il palo, per forza, non ti puoi bloccare. Dici. Questa? C'è anche la trave, così è veramente troppo alta. Dici. No, però si sente così, lasciate lontane queste braccia. Dici. Bellissima palla, bellissima la palla. Questo l'hai spostato troppo. Se no, se la gente era bassa. Eh? Se no, se ti no, siamo perfetto. No, no, è giusto. Non devi fissare sull'altezza della palla. Se non riesci a attaccare la palla alta, non ci stai guardando, non è utile. Non hai bisogno della palla anche più bassa, che però non lo scavalchi, perché si va sul braccio destro e mette il braccio così. Capito? Cioè, se ti il braccio alto, si abbassa di più. Non è che stilo non sa quale siamo. Cioè ci entri molto bene e poi mi fai questo e stai fermo. Sei già messo in posizione, non hai bisogno di fare altri movimenti. Dici. Quello è troppo di forte. Però tutto il resto è giusto. Dici. La differenza la fai qua, cosa?
scavalchi sempre perché c'è chi dà la spallata di lato. Quando sei verso il palo, anche quando lo scavalchi, lui vede che ha le spalle in direzione del palo, riesce sempre a prendersi il tempo corretto. Questa è buona, no? Sì, mi piace molto. Giusto. La differenza è quella. Dite,